E ben ritrovati anche sul secondo Fantacalcio, 31esima giornata, match molto importante, scontro diretto. Sono attualmente a più 11, a 8 gare dal termine e non sarà semplice, non sarà assolutamente semplice. Credo che ci sia un altro scontro diretto, però tra un bel po', tipo all'ultima giornata se non sbaglio. No, non c'è neanche più. No, alla terz'ultima lo riaffronterò. Quindi devo sperare di arrivare alla terz'ultima con un vantaggio tale da non avere problemi. Ce la farò? Vedremo. Lui nel frattempo ha già messo la squadra. Musso, tra i pali, Mancini, Kalulu, Dodò e Ibañez in difesa. Pessina e Kvaratskhelia a centrocampo, Jovic, Giroud, Lautaro, Vlahovic davanti. Mamma mia. Tocca a noi con l'attacco ridotto al nulla cosmico. Allora, il modulo sì, direi 4-3-3. Viste le scelte che ho, sì, direi 4-3-3, assolutamente. No, Milanciuk, cosa vuoi? Aspetta, svuotiamoti. In difesa però come sono messo? Sì, 4-3-3 ci sta. Allora, in porta direi di andare di Maignan contro il Lecce, anche Silvestri contro la Cremonese intrigante, però la Cremonese sta facendo bene. Chissà che non possa continuare a far filotto, per cui Maignan con Silvestri in panca e Falcons in difesa. Allora, Doig si è fatto male, sta tornando. Mettiamo Perez che non fa bonus, manca a pagarlo. Parisi che secondo me contro l'Inter potrebbe far bene, quindi voglio dargli fiducia. Poi, come terzo centrale. Ma sapete che io vado di Carlos Augusto e vi piazzo anche Kyriakopoulos con Rezza in panca, Tomori, Singo e Doig. A centrocampo invece, scelte già un pochino più risicate, andrei comunque di Pereira, Orsolini, nonostante non sia convintissimo che parta all'inizio, però per fortuna Verona-Bologna è il primo match di domani, quindi le ufficiali le saprò prima della scadenza del termine entro cui devo mettere la formazione, per cui posso vedere già se Orsolini parte all'inizio o meno, e da lì mi muovo. Però per ora mettiamo sta squadra con Baldanzi pure, perché secondo me l'Empoli può fare uno scherzetto all'Inter. Anche perché se no Diaz non credo parta dall'inizio, quindi ovviamente può incidere meno sulla carta. E per il resto anche Lazovic non dovrebbe essere titolare. Davanti invece Immobile e Lookman sono infortunati, Immobile purtroppo per l'incidente che ha avuto in macchina. E direi che le scelte sono abbastanza obbligate, ovvero Nzolani, Gonzalez e Caprari, perché Okereke non sembra partire all'inizio, almeno nelle ultime giornate non lo è mai stato titolare. Per cui dubbi in realtà. Allora, mezzo ballottaggio Kyriakopoulos Rezza, perché anche Rezza, secondo me, Genova con la Samp può far bene, però lo metto in panca. Mentre pure a centrocampo, in realtà, non sono convintissimo gli Orsolini, però ripeto, dipende da domani, dagli ufficiali di Verona Bologna, e per il resto credo di confermare sta squadra. Quindi 4-3-3 con Maignan in porta, Perez, Parisi, Carlos Augusto e Kyriakopoulos in difesa, Pereira, Orsolini e Baldanzi a centrocampo con Zola, Nico Gonzalez e Caprari davanti. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.